Cortesemente prendete posto, grazie. Perché sono da una parte? La seduta è aperta. Buonasera, passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, sente. Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Tredici presenti e tre assenti giustificati. Allora, in apertura vi comunico che sono gli assessori preposti e hanno risposto in via scritta alle interrogazioni numero 41, 43 e 48. Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, proposta di deliberazione. No, scusami, non è questo. Questa qui? Sì, non è questo. Un secondo. Questa. Sì. È entrato dopo. È entrato dopo il pezzo. Sì. Allora, scusatemi, scrutatori, sono da nominare. Ariano. Ferrauto e Giuliano, grazie. Un secondo. Allora, il primo punto dell'ordine del giorno, proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma della consigliera Celli, avente ad oggetto modificazioni al regolamento per i centri sportivi municipali approvato con deliberazione Assemblea Capitolina numero 41 del 12 aprile 2018. Relatore, prego consigliere. Grazie Presidente. Allora, in Commissione 5 è passata l'atto di modifica alla delibera sui centri sportivi che abbiamo già affrontato precedentemente. Allora, essenzialmente la consigliera Celli, che è firmataria di questo atto, inserisce la proroga, diciamo, con un articolo
specifico all'interno della deliberazione, quindi cioè, la modifica è essenzialmente questa. Allora, dopo aver parlato in commissione dell'argomento e dopo aver approfondito questi temi, sia maggioranza che opposizione, poi la commissione si è espressa a maggioranza, valutando negativamente questa modifica. Poi magari delle motivazioni parliamo più là, io qui sono solo all'atto della presentazione. Oltretutto è giunto un parere tecnico da parte del Dipartimento che vado a leggere. Intanto il Dipartimento Sport si esprime con parere contrario, c'è tra l'altro un po' ricalcando quelle che poi sono state le motivazioni che abbiamo che alcuni membri della Commissione hanno addotto durante la seduta. La motivazione è la seguente: l'istituto della proroga viene introdotto al comma 3 dell'articolo 18, norme transitorie e finali del regolamento per i centri sportivi municipali, senza il necessario richiamo normativo all'articolo 106, comma 11 del decreto legislativo 50/2016, che prevede che la durata del contratto possa essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione di proroga. La proroga altresì è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. Per ora questo è quanto, grazie Presidente. Grazie a lei. Interventi? Grazie Presidente. Prego consigliere. In commissione io ho votato favorevolmente all'inserimento di questo articolo, ma inviterei la maggioranza, visto che prontamente ha trovato il parere che è arrivato tardivamente da parte del Dipartimento, ma sollecitato per qualcos'altro, solleciterei la maggioranza di telefonare al capogruppo della Commissione Capitolina, perché venerdì detto articolo viene proposto come un emendamento complessivo per approvarlo. Quindi mettetevi d'accordo tra quello che succede nel municipio e al Campidoglio. Questo articolo verrà approvato dai vostri consiglieri in Campidoglio venerdì. Proprio per questo si è affrettato a dare un parere che, letto bene, vi deve far meditare, perdonatemi consiglieri, scusate, vi deve far meditare. Per quale motivo? Perché noi abbiamo già dato come municipio una proroga, si è data una proroga perché il regolamento è venuto fuori il 12 aprile, quindi in commissione mi viene detto che si istituzionalizza con un articolo nel regolamento, no! Si fa qualcosa di regolare finalmente, perché in relazione a quello che poi è il dispositivo del contratto sugli appalti, che va letto complessivamente, che è proprio quello che citava nella risposta del parere, e c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. È stato dato parere positivo alla proposta di proroga. Vi leggo quello che hanno scritto in commissione capitolina: di proroga delle attività dei centri sportivi municipali. Cioè, praticamente, se non veniva messo nel bando che è stato fatto, come si è potuto disattendere il decreto legislativo numero 50? Domando. Come si è potuto disattendere? Come si è fatta questa proroga allora in questo municipio? Adesso compare, si fa il super emendamento per mettere a posto le carte. Spiegatemi l'una o l'altra, vorrei spiegazione, perché quello che ha detto Attilio, mi permetto, il presidente della commissione sport nella commissione, va oltremodo ogni ragionamento. Cioè, io ho chiesto, ma scusate,
Perché allora voi avete fatto, sulla base di che avete fatto una proroga, se dite no all'inserimento nel regolamento di questo articolo che pone dei limiti così severi, nel senso dice solo per 6 mesi e nel caso in cui c'è un contratto in essere e nel caso in cui ci sono state, come dire, dei ritardi nell'applicazione, e tra parentesi dice pure, e questo lo dice il decreto legislativo, che il nuovo contraente o lo stesso deve avere un prezzo più vantaggioso per l'amministrazione. Ora io mi domando, per le proroghe fatte è stato fatto questo passaggio? Lo chiedo perché quando io ribadisco qualcosa in commissione sembra che arriva da Marte la questione. Io ho detto, ho fatto delle considerazioni semplici e chiare, puntuali. La commissione quinta invece ha approvato tout court dicendo no, forse no, come no? Venerdì voi state per approvare al Campidoglio questo articolo proposto da una consigliera, non so neppure chi, voglio dire perché, come, quando, però io seguo le carte, seguo le cose. Non mi sembra che sia una questione non trascurabile. Poi voglio dire, il parere dice che nel nostro regolamento municipale, all'articolo 18, comma 8, che le proroghe sono già inserite. Io stranamente vado all'articolo 18. Ci vado all'articolo 18, ma delle proroghe non ne parla. Allora io vorrei capire bene dal relatore, visto che è una materia così che ci ha appassionato in commissione, le associazioni, i problemi delle palestre, i problemi delle proroghe, si appunta magari questo piccolo, perché l'ha letto prima il parere il capogruppo, il vice capogruppo della maggioranza. Allora, questo è un problema per cui io dico, come ho detto in commissione, vi invito quindi di fare una piccola riunione, di telefonare al presidente della commissione capitolina, che si chiama Diario, no Agenda, Diario. Diario, qualcuno si permette di fare questa insinuazione? Agenda è un'altra cosa. Diario, che lo conosco bene, sei stato ragionevole nella commissione nel recepire con positività questo emendamento. Quindi vi invito a chiamare, a fare una sospensione, perché se ci ritroviamo nuovamente in quest'aula a bocciare un articolo e dopo domani sarà ripreso in Campidoglio, so che non è vincolante il nostro parere, stiamo dando alquanto un giudizio, però per essere allineati, perché questo è importante, la politica deve essere lineare, concreta e precisa. Se il municipio non può dire di no a un regolamento che dovrà adottare, siccome la materia è complessa e precisa, io vi invito a leggere sia il regolamento, sia l'articolo 18, sia il decreto legislativo numero 50 che pone in essere le problematiche che abbiamo sollevato. Mi riservo quindi di fare le ulteriori dichiarazioni successivamente, chiedo lumi naturalmente alla maggioranza, ma mi sembra che il Presidente della Commissione oggi abbia dei problemi gravi per cui non può essere in aula. C'è tempo per ragionare e riflettere, grazie. Altri interventi? Ah, ok, lei è il relatore. Ci sono altri interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Io la leggo così invece, il contributo che ha dato la consigliera Celli a una discussione che su Roma pone, diciamo, delle questioni abbastanza evidenti e sulle quali anche il nostro municipio alla fine ha dovuto ripiegare. E lo dico perché poi ha dato un contributo anche a chi per diverso tempo ha usato anche il termine proroga come se fosse un problema delle passate amministrazioni, invece è un tema tuttora presente e
una modalità ovviamente usata, perché questo prevede la normativa e perché la normativa prevede che nel momento in cui, nelle more dell'espletamento di un bando, è possibile utilizzare questa modalità. Capisco che il problema è, tant'è che in commissione ho detto, peccato che fino a quando ero presente io non erano presenti gli uffici e stavamo aspettando qualcuno che venisse, insomma. Quello che ho detto io, è calzante per noi questo esempio, perché di fatto noi già lo applichiamo. E quindi mi sono fatta una domanda, ho detto, ma probabilmente la necessità di una consigliera comunale di voler adottare uno strumento così e istituzionalizzarlo nei processi è una necessità che probabilmente c'è in tutta Roma, in cui forse permane un po' un pregiudizio o una difficoltà di superare un'oggettiva incapacità anche amministrativa, perché poi i problemi non sono solo legati alla incapacità individuale, ma ci sono anche delle questioni di carattere generale, normative, regolamenti, che a volte non impediscono quello che noi vorremmo fare subito. Non trascurerei la parte economica, però per tante di queste ragioni probabilmente c'è una necessità di arrivare a compimento rispetto ad alcuni processi e non lasciare scoperte dei servizi che probabilmente sarebbero un vulnus importante nella nostra città, e lo abbiamo vissuto e cucito perfettamente sul nostro municipio. Diciamo, la risposta di fatto anche onesta è stata sì, di fatto anche noi siamo nelle stesse condizioni. Poi il tema qui è perché volerlo istituzionalizzare, e quindi il parere dice no, lì non si può fare, non si può procedere in questo modo perché non si può esplicitare una cosa del genere. Ma è paradossale ulteriormente che una cosa che è così, diciamo, usata anche ad oggi, però noi abbiamo un problema nel poterlo dire. Ma in realtà, lo diceva prima il consigliere Ciancio, di fatto già lo dicono, quindi probabilmente è un ragionamento che faccio e che ricondivido qui, l'ho fatto anche in commissione, ma probabilmente questo non è un modo per sollevare tutte quelle amministrazioni, anche municipali, che si trovano in una situazione di difficoltà, di poter dire pratichiamo una strada e ci togliamo, diciamo, anche un pregiudizio che abbiamo rispetto ai processi, perché o lo usiamo, cioè o è sempre sì o è sempre no, non può essere sì però meglio non saperlo, no però meglio non scriverlo, perché allora c'è un velo di opacità che non aiuta nella gestione e nella trasparenza dei processi, senza toglierci, e credo che questo sia l'obiettivo che le amministrazioni, ma anche l'amministrazione comunale, ma anche le amministrazioni municipali, come avete ben detto voi in alcune situazioni, cioè quando vi siete trovati di fronte al problema delle palestre, avete dovuto dire non possiamo permetterci di lasciare i cittadini scoperti e non impossibilitati ad utilizzare un servizio. E quindi dovendo mettere in fila diverse cose, ci troviamo costretti a fare, ma questo è stato fatto anche sugli AEC, esattamente con lo stesso schema, nelle more dell'espletamento di un bando dobbiamo però garantire il servizio agli alunni disabili, non possiamo lasciarli senza la figura di sostegno, per esempio. Niente, è sempre stimolante, vedo. Detto questo, il tema della proroga, se qualcuno si fosse distratto e mi chiedeva che cosa c'entrasse il tema degli AEC, esattamente questo. Ancora, se vuole un'interlocuzione tra me e lei ce la prendiamo fuori, se invece evita di fare... guardando me magari no, guardando me magari no. Allora, questo avviene in continuazione, quindi lei non se ne guardi, guardi me, così, così dovrebbe fare. Detto ciò, io immagino che invece il contributo debba essere letto in questo modo, non volendo... La finiamo? Vado avanti, consigliere. Non volendo ostacolare, diciamo, quello che di fatto utilizziamo, poi mi rendo conto che potrebbe esserci una diffidenza rispetto a questo, però ripeto, forse dobbiamo anche capire fino in fondo la necessità che porta ad alcuni
all'applicazione di alcuni strumenti. Detto questo, io credo che si debba sempre ragionare nell'interesse dei servizi che dobbiamo continuare a garantire, e quindi se le modalità sono quelle proprie di una normativa non dobbiamo pensare che queste diventino un ostacolo per l'amministrazione, ma invece devono essere esattamente quelle praticabili. Averlo esplicitato all'interno di una delibera credo non solo sia abbastanza coraggioso, ma sia anche il voler portare all'attenzione della città e anche dei singoli municipi che si sono trovati di fatto a maneggiare problematiche come queste e a risolverli esattamente in questo modo, cercare di dare così un contributo fattivo e magari evitare nelle volte successive di lasciare quelle associazioni che abbiamo visto anche nel nostro caso in uno stato di limbo. Cioè a un certo punto noi, se vi ricordate bene, non sapevamo bene come si dovesse andare avanti e all'ultimo si è risolto il problema, e parzialmente risolto, perché prima si doveva arrivare al 31/12/2018, poi si è invece deciso di andare a giugno del 2019, perché ovviamente quelle persone che sono dentro e che fanno, iniziano un percorso e poi a metà anno se ne devono andare. Chi garantisce il servizio a chi c'è? La continuità anche qui è un tema che ricorre, e pertanto, come è successo in altri casi e anche in altri servizi, ad esempio gli AEC, il tema della continuità e di continuare a garantire i servizi sono quelli che hanno da sempre aiutato le amministrazioni a stare nei processi. Detto questo, è con questo spirito che io ho accolto la proposta della consigliera Celli, e era questo il contributo che avevo dato all'interno della discussione e ho voluto, diciamo, riportare qui all'aula. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, la collega Vitrotti mi ha stimolato, e non doveva essere così, ne parlavamo prima tranquillamente per altre cose, invece adesso mi ha stimolato e quindi devo intervenire. Perché? Perché in fin dei conti tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, nel senso che non tutto quello che, diciamo, si è sentito in quest'aula, i lavori fatti in commissione possono essere cose totalmente negative, ci mancherebbe altro. Ci sono delle verità, c'è la verità che io ho sempre detto del modus operandi con cui questa maggioranza si è posta nel affrontare alcune dinamiche in modo diretto, rompendo un po' quello che erano quei muri che prima c'erano e condizionavano un po' le situazioni, per cui si è ripartiti, diciamo, da zero, e questo ha trovato il favore e, diciamo, la convergenza di Fratelli d'Italia nel metodo. Poi ovviamente, mettendo mano a tutto l'argomento, in questo caso appunto delle attività, delle palestre eccetera eccetera, gli impianti sportivi, ci sono stati dei problemi, ci sono dei vulnus, ci sono delle situazioni che comunque sono da affrontare in un certo modo, e devo dire che questo, che il lavoro fatto in commissione ha permesso questo, cioè ha permesso una diciamo suddivisione dei vari problemi e i livelli che ci sono dentro. Però è anche vero che nel fare questo lavoro si è dato anche adito comunque a un, come si dice, a una differenziazione di tempi, a una sfasatura delle tempistiche, sia del, diciamo, da parte dei dirigenti scolastici sia da parte dell'amministrazione, cioè si è arrivati ad avere poi una differenza di spazio temporale in cui intervenire. Sì, effettivamente c'è stata una prolungazione, chiamiamola così, di quello che era in virtù di quello che sarà. Sì, bisognava fare in questo modo probabilmente, quindi parlando con gli uffici, parlando con la parte amministrativa, il modo è poter pianificare, appianare, rimediare, risistemare quello che era il mondo degli impianti sportivi e delle palestre. Serve tempo, però in fin dei conti si è fatto tramite un prolungamento che qualcuno poi chiama ovviamente anche proroga, tecnica, non è quello il problema, però può sembrare una sorta di proroga. Quindi che cosa voglio dire con questo? Non voglio fare la parte di mezzo, cioè non voglio dire che
per un certo verso è ragionevole, è stato ragionevole l'impostazione, per un altro verso comunque il risultato è quello di un po' di confusione, perché non penso che debba dirlo io, è evidente, perché abbiamo visto anche un po' di stranimenti da parte di chi fa questo lavoro, da parte di chi offre questo servizio, le associazioni eccetera, che si sono trovate dopo tanto tempo a non avere più, come si dice, i piedi saldi, no? Gli si è cambiato il meccanismo e giustamente quando si cambia il meccanismo, no? Viene un meccanismo nuovo, prima che si prendano le misure ci vuole del tempo. Mi ricordo quando abbiamo messo le cinture di sicurezza, no? Ma chi si metteva le cinture di sicurezza? Però poi alla fine tutti ci mettiamo le cinture di sicurezza, quindi con il tempo ci si abitua e si capisce, però è vero anche questo, quindi se da una parte c'è stata la buona volontà, dall'altra è rimasta un po' di confusione e la consigliera appunto questo lo diceva, non è cattiveria, l'importante è però arrivare poi ad un risultato, ad una ottimizzazione. Sono convinto che fra 3 anni, 4 anni, insomma, tutto questo possa partire con un altro bigliettino da visita, perché ci si è messo mano adesso, cioè le difficoltà sono state affrontate in questo momento, e quindi poter fare poi un bando degno di una aspettativa da parte di chi sta in questo settore. Per quanto ci riguarda adesso il tecnicismo che si evidenziava, io vorrei vedere da parte di questa maggioranza una, come si dice, una maggiore certezza nel dire se è giusto o sbagliato, cioè quello che poi prima mi diceva il collega, diciamo fuori dalla diretta, mi diceva che probabilmente in Consiglio Comunale questa cosa verrà inserita, allora con l'accordo. Ora, siccome io non è che credo a tutti, no? E se capisco io capiscono tutti, quindi che succede? Fatemi capire se sta cosa va in quella direzione. Se la cosa va in quella direzione, allora dobbiamo essere coscienti anche noi di approvarla, cioè di essere d'accordo. Se non va in quella direzione, Fratelli d'Italia ha già la sua posizione, perché tra moglie e marito è meglio non mettere il dito, quindi non capire come si muove la situazione noi ci potremmo astenere tranquillamente, ma se abbiamo un'indicazione chiara, quindi non è una cosa detta così un vezzo, allora anticipiamola sta cosa, non ce la facciamo dire dall'assemblea capitolina. Ecco, questo è il quadro, quindi mi aspetto l'ultimo intervento da parte del vice capogruppo di merito, che sicuramente chiarirà la cosa. Altri interventi? Non ce ne sono. Vuole fare la... No, allora andiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Ah, non avevo visto, scusi, guardavo prima loro. Grazie Presidente. Allora, intanto, come mi fa rilevare il Consigliere Principato, il servizio AC è un servizio obbligatorio che va garantito, quindi parliamo di altre cose. Per quanto riguarda invece la votazione attuale, il gruppo 5 Stelle conferma intanto il parere negativo della Commissione e spiego anche il motivo. Alcune questioni già le abbiamo affrontate, i consiglieri di opposizione già hanno più o meno parlato degli argomenti che abbiamo affrontato in Commissione, quindi dell'istituzionalizzazione, del fatto che esiste una normativa superiore a quella che poi è interessata dalla nostra discussione in questo caso. E io voglio dire questo, voi la chiamate proroga, io la chiamo prosecuzione tecnica del servizio in attesa dell'espletamento del nuovo bando. Che la differenza può non sembrare così palese, invece per noi è abbastanza palese, perché quella che voi chiamate proroga in realtà è un atto di prosecuzione che è avvenuto anche in questo municipio, che è tecnico, cioè non ha un'impronta politica questo aspetto, tanto che è tecnico, che si rifà ovviamente alla normativa nazionale che più volte abbiamo richiamato sia in commissione sia oggi in consiglio. Quindi sinceramente io non vedo l'utilità di inserire in un atto politico del comune, che è la delibera, un aspetto che è puramente tecnico, che già è normato dalla normativa nazionale, legge nazionale, che è una fonte normativa ovviamente superiore a quella di una delibera comunale. Per quanto riguarda, e chiudo,
se sono ancora nei 3 minuti, Presidente, il fatto che l'Assemblea Capitolina starebbe per approvare. Allora, noi sott'occhio adesso il testo, cioè di questa modifica, cioè non lo abbiamo perché non è passato in votazione ancora. Quindi, qualunque cosa ci sia scritta e qualunque cosa loro pensano di votare con accordi di cui io non sono a conoscenza, quindi per me attualmente lasciano il tempo che trovano, si assumono certamente la responsabilità di votare quello che andranno a votare. Loro avranno il testo sott'occhio, noi qui non ce l'abbiamo intanto. Quindi, fino a che non ci sono prove contrarie, noi assolutamente confermiamo il parere che abbiamo già dato in commissione. E ripeto ulteriormente, se la maggioranza 5 Stelle in comune vuole andare a votare una cosa di questo tipo, che per noi non c'ha utilità, oltre che tecnicamente è, non dico in dissidio, ma certamente non rientra nelle competenze nostre, perché già è ribadito all'interno della normativa nazionale. Quindi si assumerà anche il gruppo 5 Stelle al Comune, c'è l'approvazione, c'è di qualcosa che noi convintamente adesso invece tempo scaduto bocciamo. Grazie. Grazie Presidente. Ribadisco che è stato dato parere positivo alla stessa proposta che noi abbiamo esaminato in questo municipio delle attività dei centri sportivi municipali nelle more dei bandi pubblici già avviati. Verrà presentato un maxi emendamento della Commissione, votato all'unanimità, che risolve il problema dell'interruzione di un servizio sociale, sport, al 31 dicembre. Sono 6-7 municipi che hanno questo tipo di problema. La delibera è iscritta all'Assemblea Capitolina del 27 dicembre. A questo punto mi domando quanto prima che siano informati almeno i municipi al fine di non proporre azioni controproducenti al servizio dei cittadini, perché la nostra azione si potrebbe rilevare controproducente per i cittadini. Il parere formulato dal Dipartimento, lo ridico, è proprio in coerenza alla sgrammaticatura che ha effettuato il nostro municipio. Il nostro municipio ha fatto una proroga senza poterlo fare, perché nel regolamento non c'era scritto e lo poteva fare in base solo al decreto legislativo numero 50, che dice all'articolo: la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara un'opzione proroga. Siccome nel bando che si è fatto per le nostre palestre non c'era questa opzione di fare la proroga, mi domando come è stato possibile fare la proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario a effettuare un nuovo bando e dice alla fine che comunque se lo fai il prezzo deve essere superiore a quello di prima. Ve li siete chiesti queste cose? Allora, se votate no a questo atto, vuol dire che continua a dilagare minuziosamente, una cosa piccola vale quanto una grande, ha un'incongruenza totale, non si poteva fare, perché non c'era nell'avviso e nel bando pubblico l'opzione proroga quando è stato fatto. Lo ripeto, quindi se la consigliera Capitolina è riuscita a far votare all'unanimità una commissione superiore alla nostra, sta votando il regolamento, vuol dire che il problema c'è per 6, 7, 8 municipi che hanno ancora questo problema. Allora ce lo domandiamo? Io voto, come ho già votato in modo solitario nella commissione sport, era il 28 se non sbaglio, quando è stata votata il 28-11, il 28 continua a votare positivamente rispetto a questo articolo che pone fine a una questione pregiudizievole per il nostro municipio, perché andate a guardare le carte e confrontate quello che dice il decreto legislativo numero 50, lo guardate, dice, tempo scaduto, non ce ne frega perché l'hanno fatto gli uffici. Questa, finisco, concludo nel dire a Tirio, la proroga è stata fatta dagli uffici in quanto la carenza di personale non ha permesso di fare bando o avviso pubblico.
Tempo scaduto, grazie. Lega. Grazie Presidente. Dopo 2 anni mi fanno notare, insomma, che cosa è un servizio di integrazione scolastica per gli alunni con disabilità. Io vi ringrazio, però giustamente si faceva riferimento ad una legge nazionale e tutto è un servizio essenziale e gran parte della normativa nazionale è quella che ci guida. Peccato che manca il passaggio successivo, cioè sono gli enti locali che quel servizio lo devono erogare in ogni condizione, in ogni situazione, che sia sociale, che sia un servizio sociale, che sia un servizio relativo ai cittadini e quindi anche i servizi dedicati allo sport. Quindi c'è una priorità in tutto. Detto questo, il gruppo del Partito Democratico voterà in modo favorevole, perché bisogna anche essere coerenti e quando diciamo c'è una proroga tecnica, in realtà è vero che c'è una proroga tecnica perché c'è un espletamento di un bando, ma è perché ci siano le condizioni che quel bando sia funzionale, ci siano le coperture economiche. Quella è una responsabilità della politica. Se no è troppo comodo, perché se sbagliano è colpa degli uffici, se siamo bravi ci facciamo un bel applauso e siamo fortissimi. Non funziona così. Siccome io me lo ricordo bene gli interventi di grande innovazione che si introducevano all'interno del nostro municipio rispetto a questo, e qualche mese dopo abbiamo visto tutte le difficoltà, ripeto, prettamente di carattere amministrativo, ma sono quelle difficoltà con cui la politica si deve purtroppo scontrare quotidianamente. Qui il tecnico e il politico purtroppo si scambiano, purtroppo hanno l'uno bisogno dell'altro, e quindi possiamo dire che quando la politica non ha quelle condizioni che sono ottimali per poter fare quello che vuole, usa degli strumenti tecnici che gli permettono comunque di arrivare a dama, magari non nel tempo stabilito, dopo qualche tempo, se tutto andrà bene, se ci saranno le coperture economiche, se quei lavori potranno essere fatti in modo importante, perché ci sono alcune cose da fare in modo importante, e se quei cittadini potranno effettivamente beneficiare di quello che ci siamo occupati. Questo perché tutto questo torni, purtroppo servono anche i tempi tecnici. Siccome in questo municipio lo stiamo già facendo, io non vedo perché dovrei mettermi in modo difforme, e quindi voteremo in modo favorevole. Ci sono altre dichiarazioni? Allora, se non ci sono, passiamo alla votazione. Ricordo che l'atto... Sì, no, per info, Presidente, siccome in commissione c'è stato parere negativo... Sì, lo volevo dire, adesso lo dico, assolutamente. Il parere è contrario sulla delibera, quindi chi vota favorevole accetta il parere contrario. Favorevoli al parere contrario? Contrari? Astenuti? Allora, sono 12 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, quindi la delibera viene approvata con parere contrario. Passiamo al punto 2. Che è la mozione a firma dei consiglieri Guido Ferrauto, Principato, Alabiso, La Zazzera, Tripputi, Rosatti, Giuliano, Gunnella, Giannone, Ariano, Toti, De Chiara e Pompei, avente ad oggetto pianificazione artistica e culturale del municipio settimo nel primo semestre del 2019. Chi relaziona? Oggi faccio un tour de force, Presidente. Allora, niente, oggi parliamo della programmazione culturale. Questa è la mozione, un appendice all'atto, diciamo, cardine che abbiamo votato, cioè la delibera 38 del 2017, e riguarda gli assi della nostra programmazione, che sono la spazialità, cioè dove si fa l'evento, la temporalità, quando si fa, e la tematicità, che è la tematica dell'evento. Allora, facendo riassunto del percorso, abbiamo parlato di questa tematica in commissione per 2 o 3 sedute. L'atto di fatto è trasversale, firmato in particolare, oltre che dal Movimento 5 Stelle, anche dal gruppo Forza Italia e dal gruppo Fratelli d'Italia.
Non vedo altri firme di altri gruppi. Allora, vado velocemente e direttamente a leggere i cardini, cioè, di questa nuova programmazione che interesserà il primo semestre del 2019. Allora, la prima tematica, siamo alla terza edizione ormai di Acque Settime, che è un evento che si fa di solito nei parchi del nostro municipio e che coinvolge diverse discipline artistiche e culturali. Vado a leggere la descrizione. Titolo: Acque Settime tra letteratura e poesia, teatro e scoperta del territorio. Continua il progetto Acque Settime, ormai giunto alla terza edizione, profondamente legato al tema dell'acqua e alla valorizzazione dei parchi del settimo municipio, in larga parte contraddistinti da splendidi acquedotti romani. Il tema dell'acqua e della sostenibilità ambientale in questa edizione viene raccontato attraverso l'attività artistico-teatrali e divulgative, letterarie e poetiche, figurative e performative, con particolare attenzione al coinvolgimento degli attori istituzionali di Roma Capitale. Seconda tematica, nuova luce per la salita del Quadraro. In questo caso è un'attività culturale che si affianca a un'opera pratica che come municipio andremo a installare, e si tratta in particolare dell'illuminazione artistica permanente della salita del Quadraro, che come sappiamo tutti è un'area degradata da molti anni. In particolare proprio in questa salita, negli anni addietro, nelle consigliature addietro, hanno creato una fontana, è abbastanza lunga perché è lunga 200-300 metri. Il problema, magari questo può essere anche argomento di controllo e garanzia qualora ci sia interesse anche da parte delle opposizioni, perché questa fontana che hanno costruito nello spartitraffico della salita del Quadraro è stata costruita senza l'impermeabilizzazione. Quindi che cosa vuol dire? Che quando piove questa fontana si riempie d'acqua e l'acqua finisce sotto la metropolitana, quindi creando un disservizio enorme. Allora, sarebbe interessante andare a capire come sono stati fatti questi lavori, come sono stati finanziati e come sono stati fatti i controlli, ovviamente. Quindi, e alla luce di questa inutilità della fontana, poi la vegetazione lì è cresciuta e quindi l'area è piuttosto degradata. Vogliamo invertire questa rotta in accordo con le altre parti politiche che hanno sottoscritto l'atto, illuminando artisticamente la salita del Quadraro, quindi portando un nuovo decoro, portando una nuova bellezza, in linea col tema costruendo di distretti culturali che istituiremo a gennaio con delibera proprio in questa sala. In particolare quello è il distretto di memoria e futuro, come abbiamo chiamato, c'è in commissione grazie al nostro lavoro, ma al lavoro dei comitati, associazioni, ci abbiamo fatto un'assemblea pubblica, eccetera, perché il Quadraro è un quartiere che ha una sua storicità importante, pensiamo al rastrellamento, eccetera, ma anche una sua parte volta al futuro, quindi ai giovani, alla street art, alla creatività. Nel Quadraro stesso è presente Fondazione Mondo Digitale, che è una fondazione del Comune di Roma. Quindi c'è sia passato che futuro. Per noi il passato è un racconto e diventa memoria. Quindi l'evento in particolare sarà l'inaugurazione il giorno del rastrellamento del Quadraro, quindi della commemorazione del rastrellamento del Quadraro, di questa inaugurazione dell'installazione artistica, cioè luminosa che è permanente, quindi sarà lì attiva anche nei prossimi anni. Terza tematica, San Giovanni e la notte delle streghe, quindi siamo alla seconda edizione in questo municipio da quando c'è questa amministrazione, in particolare si recuperano gli aspetti della romanità. Quest'anno vorremmo puntare, a un carosello, no, che nei tempi, che nei secoli passati arrivava dagli altri municipi per trovarsi lì e trovare la testa del Battista. Quindi c'è anche una parte un po' mitologica che potrebbe essere interessante, e su questo vogliamo puntare proprio grazie alla collaborazione della cittadinanza. Quarta tematica, questa è la tematica del carnevale, e chiudo. Ne abbiamo parlato abbastanza in commissione, c'è stato c'è un positivo apporto anche dalle altre parti politiche, parlando anche con l'ufficio che si occupa di queste cose, proprio della fattibilità dell'evento. Perché dico questo? Perché il carnevale quest'anno, la domenica del 3 marzo, quindi sappiamo che essendo questo un evento grande,
che richiama probabilmente migliaia di persone, quindi va fatto anche bene, va capito tecnicamente, non possiamo farlo noi adesso, qui in seduta politica naturalmente, se i tempi del bando sono, cioè sono opportuni per avviare un evento di questo tipo. Abbiamo parlato di questo argomento anche nella Commissione Controllo e Garanzia, e anche nella Commissione Controllo e Garanzia abbiamo stabilito diciamo questa procedura. Leggo la descrizione solamente del carnevale perché comunque è interessante. Carnevale dal sapore storico e sognante, anche di natura itinerante, con sfilate ed evento finale, cioè nel luogo di arrivo, su cui adesso dico qualcosa. Basato su balli in maschera e abiti storici, a 60 anni dalla pubblicazione del Gattopardo, c'è il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il cui ballo oggetto di ispirazione è stato reso celebre dall'omonimo film di Luchino Visconti del 1963, evento aperto alla cittadinanza, la quale potrà partecipare ed assistere al gran ballo del municipio. Come location si erano pensati e agli studios di Cinecittà, in alternativa la sta di Piazza Ragusa, che in questi giorni, come sappiamo, è andata è a bando, cioè, insomma, per altre vicende, e sono già attive attività culturali. Proprio l'altro ieri, mi sembra, anche il sindaco era presente, c'era un mercatino interno alla SPA, quindi c'è di carattere culturale ma anche artigianale, molto interessante. E quella è una location abbastanza grande per accogliere un gran ballo del municipio. Ora, per quanto riguarda, vado in chiusura, i luoghi, beh, in parte sono già chiari da quello che ho detto, gli altri sono poi sono riferibili alla delibera quadro che votammo in questo Consiglio Municipale. Il senso generale della questione, e davvero chiudo, è l'inversione di marcia, cioè creare cultura come infrastruttura e come servizio per il cittadino e anche come evento a livello permanente e strutturale. Siamo passati da zero fondi al primo anno di insediamento, 15 di consigliatura, siamo arrivati a più o meno 70 quest'anno, ogni anno abbiamo soldi in più, speriamo di andare ancora avanti e fare sempre meglio. Quello che stiamo anche facendo in corso d'opera è cercare di recuperare anche errori passati che sono stati compiuti, cioè non solo da noi ma anche dalle passate amministrazioni, per migliorarci sempre maggiormente. Io conto in questo nell'apporto di tutto il Consiglio, soprattutto per quanto riguarda, lo annuncio qua ancora una volta, la creazione dei distretti culturali, in particolare quello del cinema dove oggi noi siamo, in mezzo al triangolo tra questo edificio che è l'ex Istituto Luce, gli studios di Cinecittà e il centro sperimentale di cinematografia, e vorremmo lavorare sulla nuova infrastruttura della strada del cinema su via Tuscolana, e quindi abbiamo tanti progetti che rientrano in questa programmazione e nei distretti in senso lato, con anche SPQR, che è il nostro progetto che sta andando avanti grazie a centinaia di studenti delle scuole che raccolgono punti di interesse sul territorio per quanto riguarda i punti focali culturali, artistici di questo municipio. Alla fine di questa consigliatura vorremmo che i turisti venendo dall'estero, oltre a stare nei fatidici 3 giorni a Roma, uno lo passassero al centro, al Colosseo, e 1/2 potessero venire nel nostro municipio. Questo per garantire anche maggiore lavoro giovanile, maggiore attrazione turistica, creando, come si fa questo, le infrastrutture. È quello che facciamo con i distretti e gli eventi culturali, che è quello che facciamo con questa programmazione. Grazie. Altri interventi? Non ci sono interventi. Allora, a questo punto, lei vuole fare un altro intervento finale? No? Allora andiamo in dichiarazione di voto. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, voterei. Procediamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ci sono 16 voti favorevoli e 2 astenuti, quindi l'atto viene approvato dal Consiglio. La seduta si chiude qui. E sono le 15:30, che ora fate? 15:30.